Benvenuti e bentornati in questo nuovo vlog. È arrivato un pacco. È arrivato un pacco che abbiamo preso perché è una cosa utile per lavorare. L'ho presa, la condivido con voi perché potrebbe essere utile anche per voi. E ve lo faccio vedere subito. Vi metto qui. Io ho appena finito di prendere. Ogni tanto sembra un po' un cartone animato. Mi ha finito di pranzare, come si può ben notare, ma questi sono i tempi nostri ormai, solamente il pranzo. A proposito, pure la lavatrice. Apriamo. Quanto scusa più. Allora, se è buono l'ho scelto io, se non è buono l'ha scelto Daniele. Andiamo. Dai, sembra buona. Guarda. Sì, e questa è quella che abbiamo noi. Aspetta. Sì, assomiglia a quella del nostro, vero? Sì. Vabbè, guarda qua. Sì, decisamente. Allora, abbiamo preso... Aspetta, c'è anche l'altro pezzo. Abbiamo preso questa, che ora vi faccio vedere. Eccolo qua. Allora. Abbiamo preso questa tastiera wireless. Perché? Abbiamo preso questa tastiera wireless perché la nostra ormai si bloccano i tasti. L'avevamo acquistata, non mi ricordo se in un negozio di cinesi. Sì, mi pare. Mi sembra di sì. E c'era anche questo mouse. C'era anche questo qui. Sembra carino. Sembra... Sì, è comodo, sì. Ora, come l'abbiamo scelta, se può esservi utile? L'abbiamo scelta, voglio farvi vedere questa parte, si nota meglio, con i tasti in questo modo, molto simili a quelli del PC portatile. Noi abbiamo il... Lenovo, sì, il Lenovo abbiamo come PC, è comodissima la tastiera e cercavamo una tastiera wireless in quel modo perché io lavoro tantissimo al computer, scrivo tanto con la tastiera, quindi la cercavo così, con i tasti molto leggeri e semplici per poter scrivere, e la cercavo con la parte laterale con i numeri perché io utilizzo molto anche i numeri, perché le vendevano ma senza la parte numerica laterale, invece è proprio carina. Poi c'è tutte le funzioni, mi piace tanto, molto bella, ma è bello anche il design, guarda che carino. Oh, very good. Molto bella, ora andrò a provarla e vi racconterò. Sono contenta, l'abbiamo pagata? 22 euro. 22 euro, così poco? Veniva a 30, c'erano 8 euro di coupon. Ah, ecco, c'era il coupon su Amazon. Costava 30, col coupon ci è venuta 22 euro con il mouse. Ottimo, perché abbiamo visto anche su Temu, prima di acquistarla su Amazon, ma su Temu venivano 40 euro queste buone con la tastiera. Altrimenti ce n'erano tantissime senza la parte numerica laterale. Ma ribadisco, a me serviva così, sono stata contenta di questo acquisto. Devo dire, sono molto molto contenta. Ora andremo a provarla, speriamo che va tutto bene. Sono passati 2 giorni da quando ho provato la tastiera e il mouse, mi trovo benissimo, proprio bene bene bene, quindi ve la straconsiglio. La cosa molto bella è che se come me a volte lasciate il computer aperto in stand by perché nel frattempo dovete fare altro, potete spegnere dal pulsante dietro che vi ho inquadrato, ma ve lo faccio rivedere. Qua dietro c'è un pulsante, che ora non so dov'è, ce l'avevo io, eccolo qua, on off. C'è un pulsante, voi premete off e non consumate le batterie che ci sono all'interno. Le batterie che vanno all'interno sono quelle AAA, un po' grossette. E io mi trovo benissimo, mi trovo veramente bene, sono contenta del mio acquisto, anche perché non ho speso una cifra enorme.
La tastiera è comodissima. Io, tra l'altro, meno male che faccio sempre scelte molto accurate. Prima di acquistare una cosa ci penso tante volte e penso alla cosa più conveniente. Meno male che ho acquistato il tastierino perché proprio ieri ho lavorato tutta la giornata con il tastierino numerico incluso. Quindi avrei dovuto comprare in alternativa poi con calma un altro tastierino, non valeva la pena secondo me, ecco. Quindi sono contenta del mio acquisto, sono molto felice. Ma un'altra cosa di cui sono contenta è questo regalo che ho ricevuto a Natale, me l'ha fatto mio fratello, ed è questo cestino da scrivania piccolino che mi consente di non accumulare tante cose perché lo svuoto spesso, però è comodo per le cose piccole. Tempero la matita, io utilizzo molto le matite. Tempero la matita e metto là dentro, mi trovo molto bene, sono contenta anche di questa cosa. E questo è quanto. Ora, io questa mattina mi devo dedicare, ma non sono messa a fuoco? Sì, io questa mattina mi devo dedicare, ecco, a due cose importanti. Prima di tutto devo lavare a terra e togliere la polvere nella sezione bagno ingresso e la cucina, che però laverò dopo. Che mangeremo a questo punto, prima di andare a lavorare. Poi mi devo dedicare a lavare i miei capelli, se riesco, se no faccio una coda. Ma devo riuscirci perché poi non avrò tempo, non so quando lavarli sinceramente, quindi mi conviene lavarli adesso. E quindi ho tante cose da fare, ma ovviamente poi vi racconterò quello che farò. Le pulizie si sono fermate a metà perché si è bloccata anche la... dov'è? Ma no, l'ha già pulita. Si è bloccata questa, non sappiamo il perché. Quindi Agnelle l'ha smontata tutta. Ha smontato quello che c'è dentro. Sta pulendo tutto per capire se è una questione di pelo che ingolfa il mondo. Ha lavato il filtro. Se può interessarvi comunque. Il filtro. Come si chiama sta cosa? La spazzola. La spazzola. Il mio pranzetto di oggi prevede questi funghi che io cucino una volta sola e poi li lascio già pronti. In modo che in mattinate come questa, dopo pochissimo tempo, posso mangiare bene. Con gusto, ma anche in modo molto veloce. Ora tosto il riso e poi vado a mettere un altro ingrediente che secondo me si sposa bene. Ed ecco qui il riso, risotto, con zafferano e funghi. Ci stava la cipolla, l'ho dimenticata, quindi vado a mettere questa, che è sempre la mia cipolla della salvezza, perché è già pronta e anche un po' croccantina, quindi ce ne metto un po' di sopra. Alla fine i capelli non li ho potuti lavare, perché nel frattempo ho sbrigato una consulenza con mio padre, che è venuto a trovarmi un attimo, che mi ha chiesto un consiglio su una scelta che doveva fare a riguardo delle piastrelle. Sa quanto io adori queste cose, proprio tutto ciò che ne rende alla casa. Allora quando può mi chiede consiglio, perché sa che mi rende felice aiutarlo. Poi si è interrotta questa aspirapolvere, ci ho messo un anno a smontarla, è venuto Daniele e ha risolto, perché ha smontato tutto con la sua forza e ha anche pulito tutti i filtri e sta funzionando. E poi alla fine ho dovuto pranzare perché ho scoperto poco fa che mi hanno anticipato di un'ora l'entrata in studio. Quindi praticamente, morale della favola, devo andare a lavorare prima e mi sono dovuta preparare. Ho fatto giusto in tempo, abbiamo pranzato alle 12, cosa rara in questa casa ormai, quindi mi sono dedicata, ho fatto la ceretta, sopracciglia, la ceretta, e ora mi sono truccata. Tutto così. Appena ho tempo faccio cose, ecco, perché se no finisce come i capelli, che poi non li ho potuti lavare. Va bene che con la coda sono anche comodi, mi posso muovere meglio, però domani poi vedrò come riorganizzarmi. Staremo a vedere, perché domani pomeriggio io avrei il pomeriggio libero, lavorerò da casa, però devo andare ad un certo punto anche in chiesa, che abbiamo le pulizie in parrocchia. Magari quando rientro vedremo. Non un secondo, un attimo per dire questa cosa, sì, la faccio con calma, ma che cosa? Staremo a vedere. Sono senza fiato, di quanto corro mi manca il fiato certe volte, mi sento proprio affannata. Vabbè, comunque
Ce la possiamo fare, ce la faremo. È una frase che dico sempre, non lo dico perché, come vi devo dire, quelle frasi automatiche, come quando dico dunque, dunque, no. Lo dico perché me lo ripeto da sola, mi incoraggio, mi faccio forza, va bene. Ok, sì, prendiamo i telefoni e partiamo. Il riso era buonissimo. Ma poi quella cipolla è fantastica, ragazzi. È buono perché se ti dimentichi all'ultimo minuto della cipolla e la vuoi mettere, ha un sapore. Mi pare che l'ho comprata al Deco. Ma penso che la marca si trovi facilmente. È un po' croccantina ed ha un sapore così buono. Non è fine fine come molte cipolle che si trovano in commercio, di quelle da secche. È molto buona e devo dire che il connubio, funghi e zafferano, ma. Io adoro il risotto allo zafferano. Mia madre lo faceva sempre con il prosciutto. Cipolla, zafferano e prosciutto quando ero piccolina. Da quando sono sposata è la prima volta che faccio. No, la seconda volta che utilizzo lo zafferano. In 7 anni di matrimonio. Da quando vivo proprio fuori di casa mia. Perché dovrei fare solo per me. In effetti non ci vuole niente. Ma non lo prendo mai di punta. Sono quelle cose che dici potrei farlo ma non lo faccio. E oggi ho detto no, sai che c'è? Mi faccio un bel pranzetto, almeno mi do la carica per il pomeriggio energico. Snervante, altro che energico, un pomeriggio snervante che andrò a vivere, mi do la carica, l'energia giusta con un buon pranzetto, veloce ma buono. E ti consiglio di fare anche così, se come me hai una vita di incastro, che spesso sei fuori casa, fai così, i funghi li compri, li cucini una volta sola e fai le porzioni. Ah, e te li mangi quando vuoi, perché non ti devi mettere là a cucinare, a fare, a dire, a dedicarti. Tu vai alla boccettina, li metti là. Mi trovo benissimo io con questo metodo, che gli americani, mi pare, chiamano meal prep. Io lo chiamo cibo scorta. Va bene, vado. Mi esaurisco e ritornerò su questi schermi. Finalmente siamo riusciti a togliere tutto quello che era natalizio, opera di Daniele. Sentite un po' più in forza perché questo post-COVID l'ha lasciato KO con una stanchezza estrema. Quindi ha tolto tutto quello che c'era in giro. Domani mattina poi passerò alla sistemazione di tutto se riesco. E adesso vado a fare una bellissima doccia calda, ne ho bisogno perché è stata una giornata stressante, come molte effettivamente. Quindi vado a fare una bella doccia calda e volevo farvi vedere però cosa mi ha regalato mio papà insieme alla mia mamma. Oggi sono stati al mercato, ci hanno pensato e ci hanno fatto questo pensiero che voglio farvi vedere perché è troppo, troppo buono e troppo bello. Però faccio vedere e poi vado in bistro questo. Sono proprio KO. Mi dispiace tanto perché vorrei tanto pubblicare più vlog. Mi piace tanto l'idea di poterli pubblicare e condividere con voi questi attimi di vita. Però non è semplice per niente perché purtroppo veramente passo, diciamo, non vi dico 12 ore, ma anche più al PC lavorando. E quindi poi arrivo la sera molto stanca e mi metto a letto e crollo. Ultimamente sto sentendo anche la necessità di andare a dormire presto, alle 9:30-10 vorrei essere già nel letto. Quindi niente, mi dispiace tanto, sappiatelo. Ho molti contenuti, spero che prima o poi questi vlog vengano pubblicati. Questi vlogs, perché è plurale, vengano pubblicati. Mi auguro. Vi faccio vedere cosa ci hanno regalato. Ah, vorrei dirvi anche quest'altra cosa, giusto per condividere come sempre. I miei capelli ormai non ho più tempo di poter fare neanche uno shampoo. Quindi l'altra sera l'ho fatto velocemente, ieri sera. Li ho lavati velocemente. Vi ho raccontato che avevo il dubbio di non riuscirli neanche a lavare. Li ho lavati velocemente e li ho sciolti col phon, però devo dire che questa volta mi sembrano un po' più decenti delle altre volte. Li vedo un po' più belli, non lo so, sarà il volume che mi piace. Io qui chiudo e vi faccio vedere. Vi affido, anzi, la fotocamera l'affido a Daniele, vi fa vedere tutto quello che ha fatto lui là e anche il regalo che ci hanno fatto i miei e quello che ha cucinato per cena Daniele. Allora, abbiamo cucinato insieme la cena perché fondamentalmente lui ha fatto le patate, poi io ci ho messo l'uovo, anche se ha preparato tutto lui praticamente. Ha tagliato le patate, ha sbattuto l'uovo. Come sempre, cena di vita, frittata di patate senza nulla e qua con gli aromi. Quindi abbiamo la cena pronta, l'abbiamo cucinata oggi a pranzo mentre mangiavamo. Qui invece il nostro chef sta preparando quello che è il suo rituale.
di weekend. Lui già dal venerdì sera, perché oggi per noi è un venerdì sera, sta preparando questa pizza che poi domani io stenderò e cuocerò. Fai vedere la tua meraviglia, fai vedere. Pizza in teglia. Pizza in teglia. Ecco qua. Altissima idratazione? Su un chilo di farina 750 di acqua. Un chilo di farina 750 di acqua? Sì. Mizzi, altissima veramente. 75%. E quanto di lievito? 8. 8 di lievito? Bravo. Bravissimo. Orientativamente. Bravo. Questo devo mettermela io. Bravo. Fai vedere cosa ci ha regalato. Burratina per domani a mettere sulla pizza. E mi sa che veramente chiama la mozzarella. L'ho presa. Immaginavo. E qui scamorzina, ragazzi. Scamorzina. Scamorzona. Una super scamorza, ma fa un profumo. Peccato che non lo potete sentire. Mamma mia, che cos'è. Si chiama Calabria Sapore. Prodotti tipici calabresi, perché ovviamente noi siamo calabresi. Soriano. Sono di Soriano Calabro. E questa è l'azienda. Ma fanno proprio la mozzarella buonissima. Noi prendiamo la mozzarella. Acquista online. È vero, se vuoi acquistare online puoi ordinare qui. Guarda, ecco qui. Perfetto. E poi qui invece abbiamo fatto la spartizione dei beni. Hanno comprato noci, semi di zucca e i miei amati pistacchi. Ed in più anche gli anacardi. Erano tutti in un'unica busta grande. Ci siamo divisi insomma le cose con mia mamma, perché lei sa quanto io adoro la frutta secca. Soprattutto pistacchi e anacardi sono anacardi, la mia vita. Questi anacardi li devo più assaggiarlo. Sono buoni, Dani, sono proprio buoni. Io ne ho assaggiato due prima, buoni. E convengono, vengono meno del Lidl, il che vuol dire tutto.